sembra che hai perso tu 4-0. Abbiamo perso tutti. Sai che io sono della filosofia che purtroppo si vince in tanti e si perde in pochi nel calcio. Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. Proprio per questo mi sembra che non è che queste situazioni qua, dopo una partita brutta come che abbiamo giocato, è un risultato sicuramente inaspettato, diciamo così. Non è che ci sia tanto da dire. Il senso di fare due parole con voi è perché mi sembrava più giusto farlo un intervento oggi qua a Bari che non magari ieri dopo la partita. Sarei potuto andare in sala stampa, però mi sembrava più giusto farlo qua a Bari con voi, che alla fine siete dispiaciuti, penso, come almeno spero, perché alla fine non è che tirate contro, che non a Trapani, che non c'erano, magari non c'eravate voi, nel senso che anche se, ripeto, io quello che dovevo dire alla squadra l'ho detto ieri sera quando siamo tornati, quindi non mi piace, ognuno ha il proprio modo di fare, non mi piace spettacolarizzare le cose e voi lo sapete, quindi è giusto che quello che io dovevo dire alla squadra l'ho detto ieri sera, visto che tutti siamo tornati a Bari e la squadra ha dormito in albergo dove facciamo i ritiri, perché mi sembrava anche giusto che sconfitte ce ne sono state, tutte le squadre le fanno e anche noi purtroppo, perché fa parte del calcio e soprattutto di un campionato che le sconfitte inaspettate fanno parte di questa categoria qua. Però mi sembrava giusto ieri guardarci e che si guardassero in faccia anche loro dopo una prestazione che non deve rimanerci addosso, ma non si può cancellare, nel senso che è una partita che io per primo sono arrabbiato e deluso, come penso voi e tutti i tifosi, però come io faccio il pompiere, quando si vince una partita bisogna trovare la forza già da oggi e non aspettare martedì, perché forse sarebbe stato più logico parlare con voi martedì, però preferisco farlo oggi perché ci aspetta una settimana difficile dove ci saranno tanti giocatori che magari avranno le nazionali, una settimana dove già da oggi giustamente ci sentiamo tante critiche giuste e quindi sarà una settimana difficile, meglio iniziarla subito perché sarà una settimana lunga. E proprio per questo motivo penso che non aveva senso, oppure è meglio togliersi il pensiero subito, parlarci oggi e non parlarci martedì. Tanto, ripeto, quello che dovevo dire alla squadra l'ho detto ieri sera e pensiamo ad andare avanti, perché a me piangermi addosso, nonostante oggi non è che sia il giorno più felice del nostro, però io sono una persona di calcio, voi anche. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo sicuramente capire perché fuori casa questa squadra non è la squadra che ha fatto vedere delle ottime partite, però ripeto, la cosa più importante secondo me oggi è non fare troppo teoria. In queste situazioni io sono abituato a fare più la pratica. La pratica mi dice che noi domenica sera abbiamo una partita importante contro una squadra in un ottimo momento e so che togliersi di dosso una sconfitta è più difficile che togliersi una vittoria, che le vittorie vanno via da sole, le sconfitte ti rimangono addosso, però io penso che noi dobbiamo non buttare via tutto quello di buono che abbiamo fatto, avere la forza di alzare la testa e fare una grande partita domenica contro il Novara. Non è che non voglio parlare di Trapani, perché forse abbiamo parlato anche tutta la notte, perché siamo rimasti in ritiro, però ripeto, qua noi dobbiamo avere la forza
di capire cosa non va, ma soprattutto la forza di riscattare una prestazione che deve essere mandata via prima possibile. Qual è il tenore del discorso con i giocatori? Cosa è emerso? Il tenore Ma è del normale discorso? che quando io parlo nello spogliatoio, parlo allo spogliatoio, non è che posso parlare e Ma dire quello infatti ho che. chiesto il tenore perché. No, tenore, io ho detto esattamente quello che penso, sono abituato a dire quello che penso ai giocatori, nel bene e nel male, nel senso che loro sanno cosa voglio io, cosa pretende la società. Che le rivolgo ed è la domanda che hanno rivolto a me o hanno rivolto a me i giornalisti, non so, i tifosi. Certo. Io mi rendo conto dell'importanza di parlare con i calciatori, però c'è una tifoseria che da ieri si chiede: ma cosa è successo? Cioè, è questo che ci chiedono e io sinceramente non so più rispondere. Vuole aiutarmi lei a rispondere a loro? Sai, il calcio non è una legge matematica, e di sicuro se tu parli con tutti e analizzi una partita che c'è stata 6 giorni fa, 7 giorni fa, contro la prima in classifica, giocata con il cuore e giocata con l'atteggiamento positivo, altrimenti non avremmo portato a casa un risultato positivo, e dopo analizzi dopo una settimana una partita dove la squadra sicuramente è mancata dal punto di vista mentale, è difficile trovare la risposta, no? Di sicuro, lasciate stare, voi siete dei professionisti, non cavalcate le cose che spesso si dicono quando una squadra fa una brutta partita come questa, come ci sono dei problemi che vanno al di là dell'aspetto calcistico, tipo problemi nel spogliatoio, problemi con la società. Non cavalcatela perché siete, vi reputo di un livello più alto. Ma non è che lo posso dire io, perché magari posso anche dire una cosa non vera. È una cosa che una squadra che ha problemi in uno spogliatoio non vince una settimana prima con la prima in classifica, non fa 3 vittorie di fila 20 giorni fa. Di sicuro questo non vuol dire che io giustifico una prestazione come quella di Trapani. Sono arrabbiato, però nello stesso tempo. Bisogna avere la forza della rabbia, non sfogarsi per cercare un colpevole o qualcosa di extra calcio che non va. Noi la nostra rabbia dobbiamo tenerla, la squadra se la deve tenere tutta la settimana, prendendosi anche qualche parola non carina, non dolce, che è giusto che se la prenda, e poi dimostrare di avere le palle, domenica fare una prestazione che abbiamo dimostrato che sappiamo fare. Altre domande? Vai. La domanda che faccio spesso in questi giorni, perché la prima volta si può capire il problema, una giornata storta può capitare, la seconda, vabbè, è successo, adesso sta diventando quasi una continuità, ma perché si deve dare delle risposte? Cioè, perché trasferta non riusciamo a rendere come riusciamo a rendere in casa? Cosa c'è che non va? È Perché non è il difficile. problema che giochi, sai, almeno la giochi, poi la perdi. Non giochiamo, No, ma hai non ragione. È difficile darti una spiegazione logica perché se avessimo così, forse la risposta sarebbe più facile da attuare una soluzione. Probabilmente quando noi giochiamo con un certo tipo di squadre, sembra che loro si moltiplicano le forze contro di noi e noi invece ne. Ne abbiamo meno, quando invece probabilmente temiamo un avversario, sappiamo che è un avversario sulla carta più forte di noi, scatta a noi questa situazione, questo atteggiamento mentale e raddoppiamo noi le forze. È una costante che sta succedendo a livello inconscio naturalmente, perché questo l'ha già detto anche il mister. La settimana è stata fatta bene, è stata preparata bene, gli allenamenti sono stati fatti bene. Quindi è come quando ti torna a casa un figlio che ha preso un brutto voto da scuola, che però ha studiato tutta la settimana, che però prende 4.
Cioè, che gli dici? O gli dici smetti di studiare, che non fa per te, oppure gli dici mettiti lì, apri il libro e studia di più, o studia meglio. Questo dobbiamo fare noi. Cioè, nel senso che questa squadra è una squadra che ha dimostrato che può, che ha dei valori, è una squadra che ha dimostrato che fa delle grandi prestazioni e ha dimostrato che ha delle battute a vuoto. Però oggi non è il tempo dei bilanci, ci sono tante cose che sono avvenute in questa stagione, molte positive, alcune di rincorsa, alcune siamo sempre di rincorsa, però ripeto, questo non è il momento dei bilanci, questo è il momento che, dove noi siamo, dobbiamo essere, scusate il termine, incazzati, e prenderci le critiche, anche vostre, perché quando facciamo delle partite entusiasmanti, siete i primi a esaltare questa squadra e dobbiamo, ripeto, lo ridico per la seconda volta, avere le palle, prenderci quello che dobbiamo prendere questa settimana e arrivare a Novara e fare una grande partita. Okay. Questo è sicuro. Penso. Sì, ciao. Ciao. C'è stato un giorno che è stato un po' una sorta di campanella d'allarme di quello che sarebbe accaduto e non è stato un episodio in fase difensiva, ma quando abbiamo avuto quella possibilità di sbloccare il risultato, poi non sappiamo come sarebbe andata a fine, per carità, perché la partita era per iniziare, però Floro Forest e Galante vanno in contropiede contro uno dei Trapani e Floro Forest che decide di far da solo. Non so se tu abbia chiesto spiegazioni al tuo giocatore. Se non gliele chieste, se non ti ha detto come stanno le cose, cosa pensi? Che lui abbia voluto far da solo o non abbia visto Galante obiettivamente? Ma io ho parlato con lui. Non so se lui l'abbia visto in una posizione così vantaggiosa come era, quindi può anche essere che l'abbia visto, ma non, senza capire che era una posizione nettamente più vantaggiosa della sua. Penso che lui abbia deciso di andare da solo perché lui è un ragazzo che vive per il gol e basta già un paio di partite che non fa gol e lui vuole lasciare il segno e quindi probabilmente ha voluto, tra virgolette, strafare per far gol, non perché non voleva dare la palla a Galano, che anzi che non ci sarebbe motivo, ma non, solo per una questione che magari voleva far gol lui e andare a portare in vantaggio la squadra. Dai Michele. Sai, io guardo questo, mi reputo abbastanza navigato per capire che la classifica a maggior ragione in Serie B cambia di settimana in settimana, quindi come quando abbiamo vinto col Frosinone o quando abbiamo vinto tre partite di fila, le difficoltà di classifica c'erano, a maggior ragione ci sono dopo una sconfitta, perché la classifica, ripeto, proprio per questo reputo ancora più intelligente in questo momento qua, nonostante c'è delusione dopo una sconfitta brutta, però mantenere i nervi saldi, mantenere la testa, perché sono troppe partite, 11 partite sono tantissime e possono cambiare la classifica in bene e in male, quindi noi dobbiamo avere ancora l'atteggiamento di una squadra che deve raggiungere il proprio obiettivo. Il nostro obiettivo è cercare di posizionarci nei play-off, però sono un obiettivo ancora difficile da raggiungere. Poi penso che l'obiettivo nostro, io lo dico sempre, poi a costo di anche sembrare quello che con voi è un muro, ma non è così, lo faccio perché per esperienza l'ho provato su me stesso. Gli obiettivi bisogna conquistarli partita dopo partita. Noi dobbiamo pensare non a cosa succederà tra 11 partite, noi dobbiamo vivere la settimana sapendo che noi domenica giochiamo contro Novara, come quando sapevamo che contro il Frosinone sarebbe stata dura. Avere questo atteggiamento qua, a volte mi sembra di no. Questo è, secondo me, dove dobbiamo migliorare. Noi dobbiamo migliorare dopo una vittoria. Quando vinciamo noi dobbiamo migliorare l'atteggiamento mentale. Che inconsciamente forse spendiamo tanto per raggiungere questa vittoria a livello nervoso e non riusciamo ad avere la tensione nervosa giusta alla partita successiva. Io se devo trovare una cosa dove dobbiamo migliorare è questa, poi sicuramente qua è più difficile perché c'è un entusiasmo
bellissimo quando si vince una partita, però probabilmente ti fa perdere un pochino la realtà, e quindi quando noi andiamo, dopo andiamo a giocare contro una squadra che ci aspetta, questi ci aspettano e ci fanno la festa, quindi questa è la verità. Franco? Sì. Intanto è molto bello il tuo concetto del sogno, che io non dimentico mai, anche se credo che nel calcio bisogna imparare a sognare, non è facile sognare, tutti dobbiamo imparare a sognare. Intanto ti ringrazio perché non è facile parlare in questi momenti, io dico sempre quello che penso, avrei preferito che oggi non parlasse la società ma parlasse l'allenatore. Perché ogni tanto l'allenatore deve venire pure a parlare con quelli di Bari di quello che è successo il sabato. E non lo fa mai. Ogni tanto dovrebbe anche sentire l'esigenza, non il dovere, l'esigenza. Perché qui ci sono delle problematiche che vanno al di là di tutte quelle cose giuste che tu hai detto, ma che sono strettamente legate al fatto tecnico, di condizione e tattico. Lui ha fatto una formazione che io ho condiviso, tant'è che l'ho azzeccata, e non mi pento di averla azzeccata, però poi le partite si giocano e si può anche capire a un certo punto che la partita sta andando male e puoi anche cambiarla in corso, magari anche prima della fine del primo tempo, se la vedi, se la vivi, se ci capisci qualche cosa. Può anche darsi che la sbagli, perché chi lavora sbaglia e quindi non la interpreti nel modo giusto. Quindi nessuno di noi è la bacchetta magica, però si può anche intervenire prima se vedi che la nave sta affondando. Intervenire sul 3-0, perché durante il primo tempo mi pare che abbia cambiato solo una cosa, abbia messo la difesa a 4 a un certo punto. Però intervenire sul 3-0 mi sembra un tantino tardivo. Quello che ti chiedo è che tu, a cui tu puoi rispondermi, perché il resto di che parliamo? Parliamo delle cose che deve dire un direttore sportivo, ma le problematiche del campo, per rispetto, il direttore sportivo non le analizza, perché sono di pertinenza esclusiva dell'allenatore. Non ti sembra, o non hai anche il dubbio, o non hai avuto magari vedendo la partita, che questa squadra abbia dei problemi di tenuta in considerazione del fatto che ieri il Trapani è stato più veloce, più reattivo, più aggressivo, arrivava prima sul pallone, le seconde palle erano tutte sue. Noi non ce l'avamo sulle gambe. Sì, sì, ma questa si guardi la partita ieri, no, ma io non... Guarda, su certe cose io ti posso rispondere come è giusto che ti risponda, Franco, nel senso che io penso, non lo so, ma qualche dubbio mi è venuto. Qui abbiamo 6 giocatori a casa e sono nella norma secondo Colantuono, no, e poi ne abbiamo altri che ieri non si sono mossi. Questa è la storia della partita. No, lo so, però se tu guardi la partita di ieri, forse certe considerazioni crude, come stai dicendo, dal campo viene fuori quello, però per quello che noi dobbiamo tenere un po' di sana razionalità, nel senso che è impossibile che nel giro di 6-7 giorni una squadra cambi completamente la condizione fisica. Contro Frosinone deve fare la prestazione dal punto di vista fisico, perché è una squadra ti impegna molto sulla corsa e sulla fisicità, quindi, e noi ci siamo stati sotto tutti i punti di vista, anche soffrendo, anche non solo nello spirito, anche nelle gambe. Non puoi in una settimana avere completamente ribaltare la condizione fisica, no? Né bene né male. Cioè, ci vuole più tempo, quindi sicuramente ieri la squadra è mancata, e qua ed è giusto che intervenga la società, nel senso che la squadra, ripeto, questo è un gruppo di bravi ragazzi, non è un gruppo di persone poco serie, questo bisogna dirlo, non ci sono dei ragazzi sbagliati, ok? È per questo che dobbiamo trovare noi la chiave per cercare di fargli capire che a Trapani, al di là, che poi, come dici tu, e penso che il mister ne parlerà tranquillamente, il mister non è che si toglie da... Non è che, oggi parlo io non perché non vuol parlare il mister, oggi parlo io perché ho scelto io di parlare io, ci sarà tutta una settimana che il mister, se voi avrete bisogno di parlare con il mister, parlerete con lui e penso che lo farà sicuramente. Io penso che
Noi dobbiamo trovare la chiave per far capire ai ragazzi che anche quando le partite si mettono in un modo sbagliato per bravura degli avversari o perché è una giornata dove magari non si è in partita, bisogna cercare di rimanere in partita, anche giocando male, perché non è che il Bari non può fare il risultato e fare delle grandi partite solo quando gioca bene, deve anche imparare come ha fatto altre volte, perché altre volte l'ha fatto, forse in questo momento qua l'ha un po' dimenticato, perché noi facciamo delle grandi partite oppure andiamo in difficoltà. E invece noi dobbiamo imparare che questa è una categoria alla via di mezzo, perché probabilmente se tu rimani in partita e non getti la spugna prima del 90esimo, forse le partite con un episodio possono tornare dalla tua parte. Ieri, pedissequamente, dopo l'1-0, dove ci sono responsabilità di Micai, perché occorre dirlo, ha sbagliato, non è l'unico ad essere salvato, anche lui ieri ha fatto un errore che ci ha portato sull'1-0, ma comunque è il meno colpevole di tutti. Però voglio dire, il Bari ieri ha continuato a fare gli stessi errori, non ha gettato la spugna, ha continuato a cercare sicuro di segnare, di imporre il suo gioco davanti a una squadra che lo infilava puntualmente ogni volta che prendeva palla. Non è intervenuto il responsabile tecnico, che io considero un top, perché altrimenti non parleremo. Ieri non è stato un top. I giocatori che abbiamo in campo, che tu hai preso o a luglio o a gennaio, 5 o 6 sono top per la categoria. Quando dimostri di essere top, quando le cose vanno bene, come dici tu, anche quando vanno male, incassando, aspettando il momento buono della partita e poi tornare in partita, se ci sei, se sei ancora. Cioè l'errore, secondo me, è stato di presunzione. Forse l'atteggiamento mentale a cui tu fai riferimento si chiama presunzione. Tu non puoi essere così presuntuoso da pensare che il gol lo trovi e quindi devi continuare a giocare nello stesso modo. Così facevamo, scusami, nelle prime 13 giornate. E qualcuno qui ha cambiato l'allenatore per questo. Ma guarda, adesso in questo momento qua, ripeto, parlare dopo una partita come questa e tutte queste osservazioni non posso dirti che non sono sbagliate, però noi dobbiamo mantenere la razionalità, nel senso che questa è una squadra che una settimana fa queste cose che sono mancate a Trapani le ha messe in campo. Cioè, proprio perché probabilmente giocavamo contro un avversario che temevamo. Allora, se io ti dico, se quello che tu vuoi dire tu, io lo condivido, se... Non potevi essere presuntuoso con Frosinone, no? Che sarebbe stato... Perfetto, perfetto. Però probabilmente questa squadra, quando incontra una tipologia di squadra come il Trapani, come il Cittadella, come l'Entella, che sono ottime squadre, che però meno blasonate, o anche per l'ambiente in cui andiamo... Ripeto, gli altri sembrano che moltiplicano le forze e noi ne abbiamo meno, però oggi noi dobbiamo cercare di guardare avanti, nel senso che queste sono cose che giustamente il ministro anche lui farà le proprie riflessioni, nel senso che dopo 3 trasferte, tolto Benevento che mi ha fatto una grande partita, che non sono andate bene, sicuramente... curerà altri aspetti, però oggi è giusto che faccia una chiacchierata a 360 gradi con voi, dopo noi da domani dobbiamo pensare al Novara, perché se noi pensiamo da domani a trovare il perché delle trasferte, perdiamo di vista oggi quello che dobbiamo fare noi, che siamo qua apposta, dobbiamo cercare di preparare al meglio la partita con Novara. In una settimana difficile, perché ripeto, ci saranno dei nazionali, ci saranno dei giocatori da valutare, quindi noi sicuramente, io l'ho detto ai giocatori, da martedì mettetevi l'elmetto, qua c'è bisogno di quello. Sai che ce l'ha data il Trapani, la dimostrazione che nella settimana più difficile ha battuto il Bari 4-0, certo. Non c'avevano nessuno in campo. Certo. Ma però Franco, questo è capitato anche a noi, perché noi in certi momenti, momenti di difficoltà, in certi momenti di emergenza, noi abbiamo fatto delle grandi prestazioni.
Per questo deve essere la base di una categoria come questa, cioè, che, ripeto, a me quello che non è andato bene, che una squadra di alta classifica perde con l'ultima classifica in B, non dico che succede quasi tutte le settimane, ma quasi, ok? Quello che a me non è stato bene è una partita dove noi non dobbiamo più ripetere. Non è la sconfitta che, anche se perdiamo 1-0 al 90esimo, siamo tutti incazzati e torniamo a casa incazzati neri, ok? Però la partita, una partita così, non dobbiamo più giocarla, ok? Perché penso che se la rigiochiamo altre 10 volte, tutte le altre 10 volte che partite che facciamo, facciamo meglio. Quindi vuol dire che siamo in grado di fare meglio. Noi dobbiamo partire da questo presupposto qua. Però dobbiamo metterlo in campo. Oggi a noi, ieri sera la squadra stava morta. Oggi è giù, domani sta un po' meglio, martedì bisogna mettersi nel metto. E no, col Novara deve essere una bolgia. I giocatori devono avere il sangue agli occhi, come hanno avuto tutte le volte che noi abbiamo fatto risultato. Se noi ci manca quello, come gli altri, facciamo più fatica. Questo è il concetto. Poi che andranno esaminate, ma questo lo farà il mister, che in trasferta certe partite facciamo più fatica. Però guarda che anche in casa, non pensare che sia facile, perché dopo uno dà per scontato che vincere in casa sia facile. Vincere in casa è difficile, vincere è difficile. Non è che adesso ogni volta che noi giochiamo in casa è automatico. Noi per vincere in casa dobbiamo farci un mazzo così, non è che come tutti. Quindi non è che dici, però è normale che in questo periodo qua abbiamo avuto più forza mentale in casa e fuori casa abbiamo un approccio sbagliato. Questo sicuramente, e non voglio nasconderlo questo. Però oggi noi dobbiamo preparare la partita con Novara. Però sono tra l'altro, siccome abbiamo delle prossime 11 partite, sono 6 in trasferta, bisognerà proprio cambiare proprio il linea. È importante capire e soprattutto... Lo so, però l'ho capito questo, ma ripeto, la pratica, cioè i segnali io li voglio in campo. Cioè qua parliamo, poi si può parlare fino a un certo punto, perché la prima premessa che ho fatto, io dopo una sconfitta come questa non c'è da dire niente. Okay. Non c'è da dire niente, c'è da farsi un mazzo così e da lavorare e tenersi dentro una rabbia, perché i giocatori, secondo me, cosa che spesso gli dico io, i giornali li devono leggere quando perdiamo, non devono mai leggerli quando si vince, mai. Invece tutti i giocatori, non qua, tutti i giocatori di calcio, quando vinciamo, c'hanno i pacchi di giornali, anzi i giornali li prendiamo noi che siamo più grandi, loro vanno anche sull'iPad, queste cose. Tutti i giocatori quando si vince sanno tutte le pagelle di tutte le testate giornalistiche. Quando si perde, i giornali non vanno a prenderli. Invece i giocatori devono leggere i giornali oggi. E tenere la rabbia di quello che leggono. Perché sapete anche voi, perché non penso che fa piacere perdere. Già sei incazzato che hai perso. In più sei massacrato, giustamente. Allora, a me mi fa venire rabbia. Cioè non è che se tu mi dai 4 e mi dici che era meglio se stavo a casa, io dico sono contento, però non mi devo deprimere. Devo tenere dentro la rabbia. La rabbia me la tengo fino a sabato. Non devo giocarmela oggi, non devo giocarmela domani. Va bene, ci vediamo sabato. Sabato devo far vedere chi sono. Domenica, scusa, devo far vedere chi sono. Vai, vai. È successa una cosa strana alla vigilia della partita. Stampa, c'era mister Frantoro. A un certo punto, il ragazzo sul cuore che avrebbe potuto mettere in campo in virtù della difficoltà di classifica, delle assenze, una risposta quasi come se subodorasse quello che sarebbe successo di lì al giorno dopo. Cioè ha detto, se andiamo lì a giocare con il Fioretto, se andiamo lì sulla parte del blasone del Bari, la partita la perdiamo. Volevo già sapere il suo commento su questo, se magari si è contentato, perché ripeto, è curiosa questa coincidenza, no? Vabbè, ma questa è una cosa scontata, è una cosa che ha detto lui, ma che condivido, nel senso che
A parte che nel girone di ritorno giocare con le squadre che si devono salvare sono le partite più difficili, perché la disperazione nel calcio ha sempre fatto occorrere. C'è una squadra che si gioca la partita, se no retrocede, penso che è difficile che sbagli partita. Poi il risultato non si sa, dipende dall'altra squadra, ma giocare contro queste squadre qua non è difficile, ma questo lo sappiamo. Però non, a noi non... è una domanda senza risposta, nel senso che lo condivido quello che dici, però se noi abbiamo perso perché abbiamo sbagliato atteggiamento, non perché il Trapani è più forte di noi, con tutto il rispetto del Trapani, ma non, posso anche dire una cavolata io, ma lo dice la classifica, non è che siamo due punti su e allora è sfortuna. Se noi abbiamo fatto questi punti e il Trapani ha fatto quei punti, probabilmente ci sono dei valori diversi. Poi l'atteggiamento del Trapani, visto che in Serie B non è la Serie A. La Serie A, quando c'è una squadra di vertice, gioca contro una squadra di bassa classifica, deve succedere forse una partita epica, se no di solito la squadra di alta classifica vince. In Serie B non è così. In Serie B se sbagli l'approccio, anche se hai dei valori, perdi. E noi abbiamo perso, per questo motivo qua. Perché non avevamo l'intensità e la fame che aveva il Trapani. Altre volte l'abbiamo avuta e abbiamo vinto. Quindi, le ultime due, per favore. Essere rimasti ieri sera in ritiro finisce ieri sera o prosegue? No, la squadra è stata ieri in ritiro e oggi si è allenata, stamattina si è allenata. Domani hanno un giorno libero e poi da martedì ci rivediamo qua e decideremo cosa fare. Se stare in ritiro oppure andare prima di domenica, scusa. Direttore, l'ultima volta che ci siamo visti qui il suo mantra era stato: dovevo andare in campo, non pensavo di essere la squadra più forte, pensavo di essere la squadra più debole per cercare di aggredire l'avversario. Al di là del fatto che lei sia qui oggi, sta dicendo praticamente adesso basta a non fare così. Come diceva il collega Spaccalento, ci sono dei meriti che la società vuole mettere in campo, vuole imporre qualcosa ai calciatori per maggiore, non lo so, vuole varare il divieto di selfie per la settimana, c'è qualcosa di materialmente concreto che volete chiedere ai calciatori? Guarda, il discorso dei selfie è una cavolata, ma io ti faccio vedere il mio telefono, capisci che non fa parte di me e a volte ti dico la verità, io non lo capisco. Però purtroppo è una cosa che non è di qua, è generazionale, fa parte della società, quindi sì, della società non bar, è società civile. Se è normale che se un ragazzo usa il selfie per delle cazzate, la società deve intervenire. Se uno lo usa per dire, sai, anche qua a volte fa comodo anche a voi, nel senso che quando un giocatore dopo una vittoria scrive grande partita, forza ragazzi, va tutto bene. Quando uno invece scrive una cosa, allora è la società che non deve far utilizzare i selfie. Sai, purtroppo bisogna conviverci, sperando di avere dei ragazzi che capiscono, se no bisogna farglielo capire. E per quanto riguarda altre cose da fare, ripeto, ma ieri, il fatto di tornare ieri in ritiro e non andare tutti a casa non è che può servire a vincere la prossima partita, però penso che sia un segnale doveroso per tutti i tifosi che sono venuti a Trapani, che magari certi sono arrivati stamattina dalla trasferta. Allora, penso che i giocatori preferivano sicuramente andare a casa, ma non per festeggiare una sconfitta di 4-0, per starsene a casa con la famiglia e tutti, però penso che ieri anche un piccolo gesto, siamo stati insieme, hanno mangiato tutti insieme, ci siamo guardati tutti negli occhi, abbiamo detto quello che dovevamo dire, stamattina ci sono allenati, domani abbiamo deciso di dargli un giorno di riposo perché ci sono anche dei ragazzi che hanno figli, famiglia, oggi è la festa del papà, sono cose che magari sembrano non toccare, però noi dobbiamo usare la testa. Io in un altro momento li avrei fatti stare in ritiro anche 15 giorni, ma non a 11 giornate alla fine. Forse mancavano due partite alla fine, dopo una prestazione così, sapevo tranquillo che stavano in ritiro 15 giorni. Poi io vengo dalla scuola di Gaucci, che sto 5 anni con Perugia, quindi ne so qualcosa di ritiro.
Però al di là di quello, giocando anche domenica sera, abbiamo deciso di fare questo, di lasciarli a casa domani un giorno, poi martedì si ritrovano qua e poi decidiamo quando, che tipo di settimana fare per preparare Novara. Di sicuro, come ho già detto, devono tornare tutti quelli del Met, perché questa settimana c'è poco da parlare e tanto da preparare una partita che sarà difficile. Leonardo, velocemente per favore, perché è un aereo in direzione. Penso che sulla partita di Trani ci sia poco da dire, perché è stata una sconfitta, non inaspettata, ma una sconfitta che di quelle che lasciano il segno. Perché io quando ho letto la formazione del Trani ho pensato che Trani Bari oggi se li mangia come i poli ai siciliani, perché Giallo aveva segnato fino a un solo gol. Legittimo, non aveva mai segnato, con due mezzo punti, due trequartisti, insomma una squadra che è vero che a volte una, diciamo, di alta classifica, ma non perdere contro l'ultima, ma perdere contro quel Trapani secondo me è stato un po' umiliante. E lei ha fatto bene oggi a parlare dopo 24 ore dalla partita circa, perché è giusto che sia così, perché non è, penso che sia impensabile ascoltare delle dichiarazioni a capo di un allenatore dell'esperienza di Colantuono dire che questa sconfitta per me è inspiegabile, perché non credo che si faccia una bella figura, non nei nostri confronti, ma nei confronti del no, ma generale. Io penso che lui... Sarebbe meglio che in questi casi, in queste sconfitte così brutte, non dico il silenzio stampa, ma parlare meno o parlare... Questo sono d'accordo, parlare meno, però sai, se dopo un allenatore... A parte che è un obbligo per l'allenatore parlare dopo la partita, però io penso che, non voglio interpretare quello che dice lui, però io penso che il mister abbia detto che è inspiegabile perché non si spiega, non perché non ci sia anche un discorso tecnico da approfondire e da valutare, su anche qualche errore che può essersi stato o non ci sia stato, questa è un'analisi tecnica e sicuramente lui se la farà nella sua testa e poi se, probabilmente la condividerà anche con voi. Lui ha detto una sconfitta inspiegabile perché non si spiega, probabilmente dal punto di vista nervoso, come una squadra che ha tenuto testa al Frosinone sei giorni prima, dal punto di vista nervoso, fisico, soccombe in maniera così netta contro una squadra di classifica bassa come il Trapani. Questo è. Però questo non vuol dire che lui non può anche avere delle spiegazioni sue che magari tecniche o tattiche o specifiche che possono aiutare a migliorare una prestazione che non ci deve più stare. Quindi non è questo. Di sicuro noi possiamo parlare di tante, posso star qua a parlare ancora, non so se ha senso, però di sicuro è dimostrato che quando una squadra ha l'atteggiamento giusto in questa categoria qua fa la differenza. È normale che noi a volte l'abbiamo avuto, quasi sempre in casa, fuori casa a volte sì, a volte no, e tutte le volte che non l'abbiamo avuto abbiamo perso. Quindi al di là dei valori che ci sono in campo è una costante, ma non per noi, per tutte le squadre di questa categoria qua. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo, ma su questo lavoriamo, cioè, ripeto, mettendoci la faccia, ripartendo subito, perché qua da una sconfitta brutta come questa, se adesso ci spariamo, usciamo a spararci tutti uno addosso agli altri, secondo me otteniamo meno. Se qua, questo non vuol dire dare alibi a nessuno, ripeto, quando si parla con i giocatori io sono molto diretto, okay? E non sono tenero, anche se poi è giusto che io mi metta davanti a loro e li protegga quando mi danno tutto e quando danno tutto ai tifosi. Questa è una squadra di bravi ragazzi che però ogni tanto ha delle battute a vuoto, come ieri. Inspiegabili, ma che dobbiamo trovare una spiegazione. Questo è il discorso. Perché è ancora tutto in gioco. Ripeto, mancassero due giornate alla fine, non sto neanche qua a pensare perché e per come. Oggi noi mettiamoci a testa alta, perché non è che dobbiamo essere... Perché dopo una partita così c'è il rischio che una squadra rimane depressa. Ok, invece noi se giochiamo depressi contro il Novara facciamo fatica, noi dobbiamo giocare incazzati e per giocare incazzati dobbiamo metterci a lavorare,
ok? E preparare questa partita come se fosse una partita dove per noi è fondamentale fare il risultato. L'ultima, veloce. Guarda, voi la tifoseria barese la conoscete molto meglio di me. Io di sicuro non sono ruffiano, ok? Quindi io so cosa vuol dire per un tifoso perdere, quanto ci sta male, so cosa vuol dire fare una trasferta e arrivare fino a Trapani e vedere una squadra perdere, però a me non piace fare il ruffiano. Io rispetto i tifosi perché so che loro vivono per il Bari. Però noi siamo qua che stiamo cercando di fare il massimo. Oggi, domenica mattina, siamo qua io e voi. Cioè non è che a noi le sconfitte ci scivolano addosso. Noi le sconfitte ci rimangono addosso perché, anzi, a maggior ragione, perché abbiamo delle responsabilità nei confronti di tutti i tifosi e ci dispiace più per voi. Okay? Però è inutile fare tanta demagogia, parlare tanto per. Di sicuro... noi abbiamo bisogno dei tifosi, sappiamo che non è una partita dove loro hanno sofferto, ma anche noi abbiamo sofferto. Poi le parole, c'è chi magari va sotto la curva, c'è chi non va, il rispetto lo si dà ai tifosi, il rispetto massimo che si dà ai tifosi è con il lavoro. Io sono sempre stato abituato così. I tifosi, qualcuno mi conosce, sa che non sono un ruffiano, ma sa che uno che lavoro per il Bari il meglio possibile, e così devono fare i giocatori. Il rispetto verso i tifosi si deve dare in campo sabato, vedendo una squadra che corre e che picchia fino all'ultimo minuto. Questo è il rispetto che si dà ai tifosi. Rubo al volo. Lei ha detto due o tre volte bravi ragazzi, non abbiamo dubbi, ma non è che ci vuole qualche cattivo ragazzo in campo. Fuori dal campo bravi ragazzi devono esserlo sempre, ma in campo qualcuno che sia cattivo è. Certo che ci vogliono anche quelli. Ce ne abbiamo pochini o ce ne abbiamo sufficienti? Pochini. Io penso che le caratteristiche di una squadra, è normale che noi siamo una squadra che ha un alto tasso tecnico, come quando ci piace vedere delle belle giocate, dei bei gol, noi li facciamo. Ci sono delle partite dove il tasso tecnico è stato accompagnato da un aspetto di temperamento alto, come in certe partite, ripeto Frosinone, ma non è stata l'unica, perché tutti parlano di Frosinone, ma anche vince l'altra partita. Quando vince le partite, allora questa è una cosa che io dico spesso, una partita per vincerla devi metterci tutto. Cioè, siccome noi di partite ne abbiamo vinte, vuol dire che in quelle partite lì noi abbiamo messo anche la fisicità, l'aspetto del temperamento, la concentrazione, se no non vinci per caso. Dimostrazione è questa, perdi anche con l'ultima in classifica. Quindi non è che noi non ne abbiamo, io ho detto siamo una squadra di bravi ragazzi, perché siamo una squadra di ragazzi che ci sono, a volte ti capita uno spogliatoio che devi prendere qualcuno e attaccarlo al muro, ok? Perché quello è il modo giusto per governare uno spogliatoio. Questa è una squadra di bravi ragazzi, allora dobbiamo entrare nel modo giusto. Poi i bravi ragazzi non vuol dire che non sanno combattere o che non sanno essere duri in campo. A volte l'hanno fatto, probabilmente in certe partite in trasferta dobbiamo farlo di più, quello sicuramente. Ma secondo me, ti rispondo in maniera più ampia, secondo me in 11 partite tutto è aperto, anche la classifica, nel bene e nel male per tutte le squadre, a noi interessa la nostra, però è tutto ancora da giocare, lo dimostra ogni settimana che cambia la classifica. Grazie a voi.